Benvenuta cara Giuliana, grazie di aver accolto il nostro Grazie a invito. voi. Accomodati pure. Allora, Giuliana Sgrena è una scrittrice ed è una giornalista del Manifesto. Collabora con Rai News 24, se non sbaglio, con il settimanale Die Zeit e con la radio della Svizzera italiana. Il suo volto è divenuto estremamente popolare a livello mediatico in occasione del sequestro che ha subito esattamente un anno fa, insomma, siamo all'8 oggi, e dell'incidente che è intercorso nella fase della liberazione, incidente nella quale lei ha riportato una ferita piuttosto importante e durante il quale Nicola Calipari, agente del Sismi, ha trovato la morte. È appena uscito il suo ultimo libro, Fuoco Amico, edito dalla Serie Bianca di Feltrinelli, e è un libro estremamente interessante che vi invito a leggere perché oltre a parlare del sequestro, che è insomma molto coinvolgente dal punto di vista emotivo, ingrana questo il racconto del suo stesso sequestro in questo grandissimo ingranaggio internazionale. E lo racconta con estrema lucidità, pur facendo trasudare moltissime emozioni. Inoltre, una caratteristica di questo libro è il fatto di dare tantissime informazioni e di indurre il lettore a cercarne altre. Quindi c'è proprio, il lettore si sente estremamente partecipe durante la lettura. Allora, perché il titolo Fuoco Amico? Beh, questo titolo ha un doppio significato. Il primo è quello più facilmente intuibile, il fuoco amico dei soldati americani che hanno sparato su una macchina dove viaggiavano degli italiani e quindi degli alleati in Iraq, e soprattutto viaggiavano oltre a me due agenti dell'intelligence italiana che avrebbero dovuto essere rispettati dagli americani. E il secondo significato di questo fuoco amico per me, fuoco amico, è anche quello dei miei sequestratori. I miei sequestratori mi dicevano di voler lottare per la liberazione del loro paese e hanno sequestrato me, una giornalista che è sempre stata dichiaratamente contro la guerra e contro l'occupazione. Quindi per me anche questo è fuoco amico e quindi c'è questo duplice significato. Quindi ti sei sentita in qualche modo ostaggio delle tue stesse convinzioni in quella situazione? Sì, assolutamente. Quando sono stata rapita, sono stata rapita da sequestratori che secondo me appartenevano, e anche secondo loro appartenevano alla resistenza irachena, e che dicevano appunto di lottare contro l'occupazione del paese, io che sono sempre stata impegnata contro l'occupazione, mi sono sentita in qualche modo ostaggio di me stessa, delle mie convinzioni. Questo era terribile perché subire una violenza di quel tipo, una violenza quale può essere un sequestro, e subirla da chi diceva in qualche modo di condividere degli obiettivi che anch'io avevo, anche se poi il modo di perseguirli ovviamente erano molto diversi, quindi partiva da un punto comune, ma poi le logiche ci portavano a delle conclusioni completamente diverse, però sicuramente sì, era un modo di, era una frustrazione ulteriore. Come hai reagito a questa contraddizione nella quale ti sei sentita coinvolta? Anche adesso si è rinforzata la passione ideologica oppure si è affievolita con il tempo? No, io ho avuto questa frustrazione che poi è stata una frustrazione più, diciamo, alla fine era più professionale che non di altro tipo, perché la conseguenza del mio rapimento è che adesso non posso più andare in Iraq, non posso più informare sull'Iraq e ho dovuto accettare il fatto che sull'Iraq non si può più informare ora, non si può più andare in Iraq per fare un'informazione indipendente. Si può andare, ma a condizioni tali che non ti permettono di fare un'informazione Quindi lo indipendente. stato di salute delle informazioni in Iraq è pessimo, È ci stai pessimo, non chiedendo. c'è un'informazione indipendente. Però sul piano politico delle mie convinzioni politiche io sono solo stata rafforzata, nel senso che con questo mio rapimento ho constatato che
la degenerazione della guerra è arrivata a un punto tale che ha portato all'imbarbarimento totale del paese dell'Iraq, e solo questo può spiegare il fatto che appunto dei militanti della cosiddetta resistenza, che per questo non vuol dire che non facciano errori anche loro, ovviamente, e che non usino metodi assolutamente inaccettabili come l'uso dei civili, ma appunto che questi militanti della resistenza rapissero una giornalista pacifista contro l'occupazione, e poi che dei soldati americani sparassero, uccidessero uno dei migliori agenti dell'intelligence italiana, sostenendo che questo è normale perché loro sono in guerra e quindi lo fanno. Quindi questo mi ha portato solo a delle convinzioni, di quelle che erano una conferma delle mie convinzioni sugli effetti della guerra, e per questo io adesso sono ancora più convinta di prima che devo andare avanti, devo denunciare queste situazioni. E per questo nel mio libro io non parlo solo della mia esperienza, la mia esperienza viene contestualizzata nella realtà irachena, perché altrimenti sarebbe anche difficile da capire quello che è successo, no? Quindi solo dando un quadro di quello che è diventato l'Iraq oggi si può cercare di capire cosa è successo. E soprattutto io spero che con questo libro farò conoscere un pezzettino in più dell'Iraq nel momento in cui non si hanno più informazioni magari sull'Iraq. Magari anche un tentativo di risvegliare le coscienze, di riaccendere l'interesse nei confronti di una guerra che sembra quasi dimenticata a livello mediatico, sbaglio? Ma questo è sempre stato il mio impegno, perché io da quando ho seguito i bombardamenti e poi ho seguito tutto proseguire dell'occupazione, che per me è sempre guerra comunque, perché è sempre fatta di armi, di uso delle armi, di violenza, e quindi questa continuazione della guerra, io ho sempre cercato di vedere cosa c'era dietro la guerra, quali erano gli effetti della guerra. Io non ho mai parlato di scenari bellici, perché non sono in grado, perché non conosco le armi, perché vuol dire non mi competeva, perché da fuori si vedeva meglio per esempio qual era l'avanzamento delle truppe e queste cose. Io ho sempre cercato di anche appunto nei giorni in cui si bombardava giorno e notte Baghdad, di vedere come la gente viveva sotto quei bombardamenti, come vivevamo noi e come vivevano loro, perché secondo me questa è la cosa interessante a far capire alla gente. E infatti in quel periodo io facevo un diario per questo settimanale di tedesco che è Die Zeit, loro mi avevano fatto fare un diario quotidiano che poi pubblicavano ogni settimana, e una delle lettere più interessanti che ho ricevuto era quella di una donna che diceva: finalmente ho capito cos'è la guerra, ho capito cosa vuol dire per una persona sopportare la guerra, vivere sotto i bombardamenti. E questo a me mi ha fatto molto piacere, perché voleva dire che avevo raggiunto un minimo di obiettivo che mi prefiggevo. Parli dei rumori di guerra, ci descrivi i rumori di guerra, quei rumori che sentivi quando eri sequestrata. No, ti riferisci a questi rumori di guerra? A questi rumori, sì, perché lì ero ovviamente particolarmente attenta a tutti i rumori, e quindi i rumori di guerra erano quelli, per esempio, degli elicotteri, degli aerei americani che sorvolavano la casa, il quartiere dove stavo, soprattutto di notte, ed erano molto rumorosi. E poi i rumori di guerra erano quando si sentivano esplosioni di bombe in lontananza, quindi... Emotivamente che cosa si prova? Beh, non ci si abitua mai, io pensavo che alla fine ci si abituasse a queste cose, invece non ci si abitua, e soprattutto io ho notato che gli effetti poi alla fine li avevo di più quando tornavo a casa. Perché è vero che ogni mattina, ogni giorno a Baghdad, anche quando non ero rapita ma stavo in albergo, ci si svegliava sempre con degli scoppi, delle bombe o dei bombardamenti degli americani, oppure dall'altra parte c'erano autobombe che scoppiavano, e quindi andavi sul balcone per cercare di capire dove era successo, così. Però diventava, anche se non ti abitui mai, ma diventa un po' una routine. Però poi mi ricordo che tornando a casa magari sento sbattere la porta e salto per aria, no? Nel senso che tutte queste cose poi ti restano dentro, e quindi ci sono delle reazioni anche dopo molto tempo, a distanza. Per esempio, una cosa, questa, io non riesco a stappare una bottiglia
di champagne o di prosecco, quelle che hanno il tappo, insomma, che salta, perché questo rumore mi dà fastidio, ho paura. E allora tutti ridono quando io lo dico, dice come stavi sotto i bombardamenti, adesso hai paura. Però sono delle reazioni che si Sì, c'è un hanno, collegamento sì, diretto. tutte le cose che subisci e poi a un certo punto ti vengono fuori. Com'è la situazione oggi in Iraq? Come ce la descriveresti? Beh, purtroppo oggi non lo so perché io sono tornata un anno fa, quasi un anno fa, e non ho potuto più tornarci. Appunto, non penso che le notizie che ci arrivano da vari giornali così siano, infatti sono sempre bollettini di guerra, c'è poco approfondimento e c'è poca realtà quotidiana. Io sono in contatto con degli amici via email così e mi raccontano che la situazione peggiora in continuazione. Tutti sperano di andarsene. Alcuni ogni tanto vengono anche, sono invitati in Italia, quindi mi raccontano. È una situazione terribile, perché dopo 3 anni di occupazione le condizioni di vita materiale della gente continuano a peggiorare, non c'è stata nessuna ricostruzione. Ora, se si pensa che la gente è costretta a vivere con 3 ore di elettricità al giorno a Baghdad, che poi è favorita rispetto ad altre situazioni, e che se non c'è l'elettricità non c'è acqua, e Baghdad è una città dove in inverno fa freddo e la gente era abituata a riscaldarsi spesso con delle stufe elettriche perché lì non costava niente l'elettricità, essendo un paese che galleggia sul petrolio. E in estate fa molto caldo, quindi stare in estate senza ventilatori e senza condizionatori è veramente un inferno. E quindi è questa gente costretta a vivere così ormai da 3 anni e questo, poi non c'è lavoro, e poi non c'è benzina. Voi immaginate un paese che galleggia sul petrolio e non ha benzina. Oltretutto prima le macchine erano un numero inferiore, poi con la caduta di Saddam è stata liberalizzata l'importazione delle auto e quindi si calcola che almeno 1 milione di auto in più siano arrivate in Iraq. Però non c'è benzina perché gli impianti di estrazione del petrolio non funzionano perché sono obsoleti e nessuno vuole investire nella ricostruzione di questi, nel riammodernamento di questi impianti. Le raffinerie lo stesso, in più ci sono i boicottaggi perché la gente non vuole che gli americani sfruttino le loro risorse. Insomma, non c'è benzina. Non c'è benzina e la benzina viene importata dal Kuwait e dalla Turchia, dalla società americana Halliburton, che poi gonfia le fatture e ci specula sopra. Quindi, appunto, si vedono a Baghdad, si vedevano le ultime volte, ma mi hanno detto che non è cambiata la situazione, si vedono intorno ai distributori di benzina delle file di macchine che girano intorno per tutto il quartiere, che stanno ore, a volte notti intere, giorni, a aspettare che ci sia il rifornimento di benzina. Una E che è situazione. peraltro limitato e contingentato, quindi uno non è che può fare il pieno, può prendere un tot di litri. Ci sono alcuni periodi in cui si fa targhe alterne e poi il prezzo è aumentato da 50 dinari a 150 all'inizio dell'anno. Altrimenti si compra al mercato nero, ma al mercato nero i prezzi sono stratosferici e quindi Altissimo, altissimo. per gente che non ha neanche lavoro, diventa impossibile. Quindi in queste condizioni poi si capisce l'ostilità che c'è nel confronto degli occupanti e che poi si è esteso a tutti, non solo agli occupanti, ma anche Tutti gli a tutti gli occidentali. occidentali, perché in qualche modo partecipano, se non in un modo o nell'altro, a mantenere questa situazione. Senti, oltre al disastro umanitario, che credo che sia incontestabile, ci troviamo anche di fronte a un disastro ambientale, secondo te, in Iraq, dal 91 in avanti? Beh, c'è un disastro ambientale sicuramente. Io ho visitato per esempio il centro di studi nucleari che aveva l'Iraq, dove stavano cercando di costruire la bomba atomica e poi questa centrale nucleare è stata bombardata da Israele nell'81 e quindi questa cosa si è interrotta, quindi c'erano solo due generatori, che non producevano, non potevano produrre uranio arricchito e impoverito, io mi sbaglio sempre, comunque quell'uranio che serve per le bombe. E Impoverito. comunque nel depositi c'era ancora molto di questo uranio prodotto prima, c'erano dei depositi pieni, c'erano questi bidoni pieni di yellow cake, lo chiamano,
Quando è iniziata l'invasione americana, gli americani si stavano avvicinando a Baghdad, questo centro di ricerca atomica si trova a 30 km di Baghdad. Il posto è stato abbandonato dagli iracheni naturalmente perché sapevano che se fossero arrivati gli americani li avrebbero presi. Quindi loro sono scappati, il posto è rimasto incustodito, sono passati gli americani ma non hanno messo sotto controllo questa zona. La gente del posto è entrata, perché ormai saccheggiavano tutto, sono entrati anche a saccheggiare questo magazzino di questo centro atomico. Hanno preso questi bidoni di Yellow Cake e se li sono portati via, un po' l'hanno sparso in giro mentre li trasportavano. Pensavano che fosse un fertilizzante, l'hanno buttato sul terreno, provocando un disastro totale, di cui le conseguenze non si conoscono nemmeno ancora perché sarà un inquinamento dell'acqua, eccetera. Poi hanno preso questi bidoni, li hanno lavati un po', li hanno usati per trasportare il latte o l'acqua, perché è una zona agricola. Quindi immaginate che conseguenze ci saranno fra 10 anni fra questa popolazione, terribile. E poi c'è stato anche tutto il disastro ambientale nel sud provocato dal sud dove c'erano tutte le paludi e c'era un ecosistema molto particolare, millenario, dove vivevano, la gente viveva su delle piccole isolette che c'erano in mezzo a queste paludi, in capanne fatte di fango e soprattutto di giunchi, di legno, così. E queste paludi erano state in gran parte prosciugate da Saddam nel 91, perché lì pensava, era anche vero, che si nascondessero tutti gli oppositori di Saddam, i guerriglieri, i comunisti, eccetera, che trovavano un terreno molto adatto per loro per muoversi, perché si muovevano solo con le barche, così, e l'esercito non riusciva a inseguirli, e quindi aveva prosciugato questa palude, e provocando anche dei forti danni per l'agricoltura, perché erano il Tigri e l'Eufrate che si riunivano e poi si disperdevano in tutto il sud dell'Iraq, per esempio la Siria, dove ci sono i soldati italiani, era una zona fortemente agricola, ma dopo che il prosciugamento delle paludi e quindi la chiusura delle acque del Tigri, praticamente non ha più potuto coltivare, non ha più potuto sviluppare l'agricoltura. E adesso si stanno riallagando queste zone. Però naturalmente il terreno è fortemente inquinato perché è salinizzato, poi ci sono state le bombe che sono state lanciate, insomma è un processo molto lungo, essendo che questi fiumi vengono già prosciugati prima che arrivino in Iraq dalla Turchia, dalla Siria, eccetera. E quindi questo lavoro è molto difficile, costerà molto e probabilmente non si tornerà più a quell'ambiente che c'era prima. Ma è un posto, io ho assistito a un primo riallagamento di alcune zone, è veramente una cosa Allucinante. veramente bellissima da vedere per tutti questi fiumi che si spargono. Senti, com'è la condizione della donna oggi in Iraq? Beh, forse è il modo più efficace per valutare le conseguenze della guerra, vedere come è cambiata la condizione della donna in Iraq. Ora, posto che prima c'era un regime sanguinario, dittatoriale con Saddam, però le donne, siccome Saddam aveva mantenuto in vigore un codice della famiglia che risaliva al 59, quindi ai tempi della monarchia, era un codice della famiglia molto progressista, ritenuto uno dei più avanzati del mondo arabo-islamico, che riconosceva sulla carta quasi tutti i diritti alle donne. Ora è vero che dopo la prima guerra del Golfo Saddam aveva cercato di ridurre un po', so, con la sua conversione vera o finta che fosse, ma di ridurre in parte i diritti delle donne, per esempio aveva imposto che le donne con età inferiore ai 45 anni se andavano all'estero dovevano essere accompagnate da un parente maschio. Ma a parte questo, le donne veramente erano presenti a tutti i livelli della vita economica, sociale, politica. Pensate che c'era persino una donna nel Consiglio di guerra, il che per me è un orrore. Essendo pacifista, però vuol dire che le donne veramente avevano una partecipazione a tutti i livelli. Pare la prima ministra nel mondo arabo sia stata irachena negli anni 50, però
c'era un'organizzazione delle donne, la Lega delle Donne Irachene, molto molto forte, anche se ovviamente era all'interno del partito unico, perché in un sistema partito unico non poteva sfuggire. Però poi questa organizzazione aiutava anche altre piccole realtà. Io per esempio frequentavo a Baghdad un club delle donne, che si chiamava così per camuffare il fatto che fosse un'associazione di donne, e che faceva molte attività culturali, di ricerca, anche perché ne facevano parte molte insegnanti dell'università, e poi c'erano pittrici, scultrici, c'erano poetesse, così, quindi insomma, facendo finta di essere legate in qualche modo, avendo rapporti con la presidente della Lega delle Donne Irachene, era possibile avere anche delle realtà minimamente indipendenti, possiamo dire. Quindi la condizione della donna era, come quella di tutti gli altri, sottoposta a una forte repressione dell'opposizione, che era quella che Saddam usava con tutti, però c'era appunto questa presenza molto diffusa delle donne ovunque, tutte le donne andavano all'università, insomma c'era una grossa presenza, anche, molte avevano anche fatto poi dei master all'estero, c'era chi all'est, chi all'ovest, sia in America che anche in Europa, in Gran Bretagna, eccetera, Gran Bretagna favorita mentre dalla adesso lingua inglese. E adesso, e poi dopo, subito dopo la caduta di Saddam, c'era un fiorire di organizzazioni di donne indipendenti, chi più sui diritti delle donne, chi più impegnate sul lavoro umanitario. Dopodiché, con l'arrivo al potere sostanzialmente degli islamisti, perché tutti i partiti che sono arrivati al potere o che comunque controllano il territorio, soprattutto nel sud, il centro è molto interessato dalla resistenza, guerriglia, eccetera, quindi da grossi problemi di sicurezza che riguardano ovviamente anche le donne, e riguardano le donne perché le donne sono state spesso utilizzate nelle vendette. Quindi quando c'era una vendetta contro un ex esponente del partito Baath, se non si trovava il marito si sequestrava la donna, si prendeva la donna, magari poi la si lasciava libera, ma dopo essere stata stuprata, violentata. Quindi questo, con la regressione che c'è attualmente in Iraq, vuol dire che se una donna subisce una violenza, qualunque sia, una violenza appunto da un uomo, una violenza perché è stata imprigionata a Abu Ghraib, anche lì nel caso non trovassero il marito, gli americani spesso arrestano la moglie e così cercano di arrivare al marito in questo modo. E beh, queste donne alla fine o spariscono dalla circolazione comunque. Nella migliore delle ipotesi vengono sepolte in casa, non le fanno più uscire, ma nella peggiore vengono uccise per il delitto d'onore. I delitti d'onore sono aumentati tantissimo in Iraq, e questo risulta anche dalle schede dell'obitorio dove vengono registrate, e la loro morte viene definita per lavare l'onore. E questa è una cosa terribile. È una cosa terribile, perché ci sono delle statistiche che dimostrano l'aumento di questi delitti d'onore. E poi le donne proprio ormai hanno paura ad andare in giro, perché se vanno in giro, per esempio, è stato imposto dai gruppi islamisti il velo quasi a tutto. Se una donna va in giro senza velo, viene insultata, viene minacciata, a volte ci sono stati casi anche di acidificazione. È una cosa terribile che le donne non avevano mai provato. Io ho delle amiche che continuano ad andare in giro senza velo, perché io sono stata nel 90, prima di questa ultima guerra in Iraq, e vi assicuro che le donne col velo si trovavano nei quartieri sciiti, le donne portavano il tradizionale velo e così, ma adesso viene imposto a tutte le donne l'hijab, quelle che non portano il velo sciita. E all'università ormai, allora prima c'era un'unica organizzazione perché c'era il partito unico, adesso comunque viene riconosciuta una sola organizzazione ed è quella islamica, che sta portando all'interno dell'università delle imposizioni. Per esempio vuole imporre la separazione dei sessi nell'università, vuole imporre il non insegnamento di alcune materie, impedisce alle donne, alle ragazze di andare con i jeans all'università, e questi fanno i guardiani, controllano, sono le milizie religiose che controllano. Quindi per le donne è veramente la disperazione. Tempo fa avevano fatto una manifestazione per la sicurezza delle donne, perché non sono più sicure quando vanno in giro. E questo è pazzesco.
E poi c'era stato già il tentativo di eliminare il codice della famiglia, questo che garantisce i diritti. Alla fine del 2003, quando era presidente del Consiglio governativo, un leader sciita aveva abolito questo codice sostituendo con la Sharia. Poi c'era stata una discesa in campo di donne, ministre, non ministre, quindi l'avevano bloccato, quindi questa misura è stata ritirata. Ma adesso, siccome nella Costituzione si stabilisce che la principale fonte di legge è la Sharia e che nessuna legge può essere incompatibile in contraddizione con la Sharia, voi sapete bene che la Sharia non è una legge, quindi dipende dall'interpretazione che si fa della Sharia. E questi personaggi che sono attualmente al potere in Iraq e che comunque hanno fatto parte del precedente governo sono tutti leader di partiti religiosi che hanno una visione dell'Islam non molto tollerante, progressista e moderna, sono tutti legati al modello iraniano perché quando erano in esilio stavano a Teheran, non erano protetti da Teheran e quindi quello che vorrebbero esportare in Iraq è il modello iraniano. E già di fatto nel sud dell'Iraq, nella zona controllata dagli sciiti, prima ancora che la Sharia diventa legge, già viene fatta applicare. E quindi ci sono delle forti imposizioni, soprattutto alle donne, e sono stati casi in cui le donne sono state picchiate, giovani studentesse perché non avevano il velo, perché portavano una Senti, questi camicetta. stupri impuniti perpetrati dalle forze della coalizione di cui tu parli nel libro, come vengono vissuti dalle famiglie delle donne che subiscono questi stupri? Queste donne li denunciano oppure non li denunciano? Quindi che conseguenze hanno? Perché sono rimasta molto colpita dallo stupro impunito, no? Come se fosse una regola di ingaggio il fatto di poter tranquillamente stuprare una donna perché siamo in guerra, però poi non vi sono delle conseguenze di tipo legale. Purtroppo questa è una cosa molto diffusa dove intervengono gli eserciti, non solo quelli americani, ma quello americano, ma anche gli altri. Ci sono stati casi anche degli italiani in Somalia e in altri posti. Comunque io lì ovviamente non si conoscevano, era difficile parlare di stupri degli americani, perché in una società dove se tu sei stata stuprata, poi o se non, ti ammazzano, se non ti ammazzano gli altri, ti ammazza la tua famiglia, è veramente difficile scoprire queste cose. E quindi io sono però riuscita a scoprire alcuni casi e vabbè, in un caso gli americani era in un villaggio a 70 km a sud di Baghdad. La notizia di questo stupro è stato pubblicato da un giornale locale, ma in un trafiletto a fondo della prima pagina, sì, in prima pagina però. E quindi questa cosa mi aveva molto colpito, perché loro hanno avuto il coraggio di mettere questa notizia, ma non hanno avuto il coraggio di spararla più di tanto, perché evidentemente era pericoloso, visto che sono gli americani a controllare la realtà irachena. E io però poi sono andata a trovare il giornalista, il direttore di questo giornale. All'inizio mi ha detto che no, che avevano sbagliato, che la notizia non l'avevano controllata bene, però ormai l'avevano data, così poi avevano mandato altri giornalisti a verificare questa realtà. Nel frattempo avevano licenziato i due giornalisti che avevano passato questa notizia. E così, però poi sono entrata un po' in confidenza con lui, perché lui aveva paura, perché già prima di me era stato lì un giornalista americano che l'aveva minacciato, cioè giornalista, non si sa quanto fosse giornalista, ma era sicuramente un americano che l'aveva minacciato. E quindi con me poi parlando un po' così, alla fine mi ha detto: guarda, se vuoi vai a verificare, però stai molto attenta perché rispetto a questa cosa c'è molta omertà, la gente non lo vuole far sapere perché prima di tutto diciamo, è il loro onore che è sporcato prima ancora, no, dell'accusa da fare contro gli americani. E io sono comunque riuscita ad andare lì grazie a un amico che aveva il mio traduttore, che era un proprietario terriero in questa zona, perché è una zona molto agricola, molto bella, con delle piante immense. E questo signore, questo proprietario terriero, mi ha detto: guarda,
qui la situazione è molto, molto difficile. La cosa che io posso fare per te è chiamare alcuni dei miei dipendenti, dirgli che si possono fidare di te perché non dirai mai il loro nome e dire loro di raccontarti quello che sanno. E così abbiamo fatto. E così loro mi hanno raccontato quello che sapevano e quindi mi hanno raccontato di questo caso di due ragazze che frequentavano gli americani che avevano stabilito in quel villaggio una loro sede dentro l'ex sede del partito Ba'ath. E quindi queste ragazze frequentavano spesso questi americani anche perché insomma, si approfittavano per avere qualcosa da mangiare, così perché erano di una famiglia molto povera. E anche per questo la madre non impediva, o secondo qualcuno favoriva anche che queste figlie andassero a trovare gli americani. Erano due ragazze giovani, una di 15 e una di 16 anni. È soltanto che una notte, evidentemente, questi soldati hanno usato violenze tali che le hanno ridotte in fin di vita. E così conciate hanno cercato di portarle all'ospedale, lì c'è un ospedale in questo villaggio. E i medici dell'ospedale non volevano saperne di ricoverare queste ragazze conciate in quel modo. Allora gli americani le hanno abbandonate lì davanti e se ne sono andate. Quindi le ragazze poi sono state effettivamente ricoverate, una però è morta per le violenze subite e l'altra è stata restituita alla famiglia, ma secondo molti quella che è tornata in famiglia poi è stata uccisa perché questa è stata la decisione del capo tribale della tribù di cui apparteneva e del capo religioso, perché ormai a governare la situazione sono capi tribali e capi religiosi. E questa notizia è poi uscita perché alcuni dell'ospedale, pare un'infermiera, l'abbia detto, però era assolutamente tabù e quindi probabilmente una è morta per le violenze degli americani e l'altra è morta perché l'hanno ammazzato perché aveva subito violenze dagli americani. Ora, immaginate che situazione tremenda, che una donna già violentata subisce e poi viene uccisa perché ha subito queste violenze. È veramente. E i delitti d'onore non vengono puniti, perché il delitto d'onore viene punito solo se si autodenuncia l'autore. E immaginate che, tra l'altro, lui non ritiene neanche che sia un delitto quello che ha commesso. E poi le pene sono un massimo di 3 anni, ma in genere quelli che sono stati condannati non hanno mai superato i 6 mesi. E quindi so, è quasi un vanto, no, commettere un delitto d'onore in quella situazione. E i delitti d'onore dopo l'inizio dell'occupazione sono aumentati moltissimo, perché non è che non ci fossero prima, ma non essendoci molti casi di rapimento, neanche di stupri, così. Ce n'erano ovviamente meno. Sì, certo, c'era la ragazza che fuggiva di casa perché si andava a sposare con l'uomo che la famiglia non voleva e quindi poi veniva perseguitata dalla famiglia, se la beccavano la uccidevano. Però i casi, insomma, non erano così Così tanti. frequente. Ecco, e poi invece, poi ho trovato, quindi in quel caso non c'è stata nessuna denuncia, ho trovato anche un altro caso invece in cui una donna violentata dentro la base militare americana all'aeroporto di Baghdad, che invece ha cercato di denunciare sia al capo militare di quello che l'aveva stuprata, sperando in un risarcimento, lei però pensava che il risarcimento fosse il matrimonio, invece per il capo militare il risarcimento era rispedire a casa il soldato. E ha avuto anche il coraggio di andare alla Green Zone dai comandanti, insomma, dove c'era la capi della coalizione, a denunciare questo fatto. Ma anche lì non ha ottenuto niente. E siccome è una donna che pure denuncia, si espone ulteriormente a eventuali rappresaglie, poi era costretta a vivere in una casa che hanno creato un'associazione di donne dove vengono ospitate donne che rischiano di essere uccise o che hanno subito già particolari Quindi c'è un violenze. forte viraggio verso l'integralismo Sì. islamico, cioè quindi si sta portando Si sta affermando quindi moltissimo. verso quasi l'oscurantesimo afghano dei talebani, Sì. quindi prima del. Senti, il nostro esercito, secondo te, è in missione di pace, oppure ti formulo meglio la domanda, gli iracheni lo vivono come parte della coalizione, quindi esercito di occupazione, oppure come una forza umanitaria di aiuto, secondo te? Ma io devo dire, sono andata a una Siria prima ancora che arrivassero gli italiani, poi sono andata un paio di volte dopo che c'erano gli italiani. E
anche all'inizio, quando gli italiani, prima che arrivassero gli italiani, c'erano, vabbè, gli americani vengono sostituiti con gli italiani, sono forze di occupazione, non è che poi sono arrivati gli italiani e per certi versi li prendevano persino in giro, perché per ingraziarsi un po' la gente all'inizio, gli italiani avevano assunto, avevano preso un gruppo di iracheni, gli avevano dato un po' di soldi per ridipingere il ponte di Nassiriya, no? Per fare questo riammodernamento del ponte di Nassiriya e mettere tutte le panchine nel lungo fiume. E gli iracheni li prendevano in giro perché quello era il simbolo della loro resistenza. Sul ponte di Nassiriya è stato uno dei posti dove più hanno resistito all'invasione americana gli iracheni, no? E quindi diceva, beh, è singolare che gli italiani ci certo. paghino per, no, per abbellire il nostro simbolo comunque. E quindi li prendevano un po' per stupidi. E però poi nel momento in cui c'è stato l'inizio proprio di confronto così, naturalmente la situazione è diventata pesante. Una delle battaglie più feroci è stata quella combattuta sul ponte di Nassiriya. Quindi sono visti come occupanti, a volte fanno meno male perché si impegnano meno in battaglie e quando l'hanno fatto però sono stati feroci come lo sono tutti gli altri, perché non si può pretendere di andare in guerra e di non fare la guerra. Se uno va in guerra poi la guerra la fa. Perché, no, voglio dire, è ridicolo dire una missione di pace, perché quando c'è stato il rapporto americano sull'uccisione di Calipari e sul mio ferimento, gli americani hanno detto sostanzialmente che hanno fatto bene perché sono in guerra e così si agisce in guerra. Allora, gli italiani che facevano parte di quella commissione militare hanno rifiutato quella versione, perché era di fatto l'impunità per gli americani. E hanno denunciato appunto l'illegalità anche di posti di blocco come quello, che non era un posto di blocco, era un posto di blocco mobile, era una pattuglia mobile, quindi vengono ritenuti posti di blocco illegali perché non hanno regole di ingaggio sapute, eccetera. Quindi queste due persone che erano all'interno, che era un ex ambasciatore o un generale all'interno di quella commissione, hanno rifiutato la versione degli americani, denunciando questo modo di comportarsi degli americani. Il governo ha appoggiato questo rapporto. A quel punto avrebbe dovuto ritirare una missione, perché stabilito che lì si è in guerra, è chiaro che non puoi fare una missione di pace con i militari se lì c'è una guerra, e oltretutto tu occupi una parte del paese, quindi quale missione di pace può essere se tu occupi un paese? Ed è chiaro che se occupi una parte di un paese non è che lo fai per beneficenza e soprattutto non fai azioni umanitarie, le azioni umanitarie non si fanno sulle canne del fucile. Secondo te sarebbe bene che gli italiani si ritirassero? Sì, secondo me sarebbe bene che tutti si ritirassero. Che tutti, parlando degli italiani. Degli italiani, sì, ma anche degli americani, perché sono molti di più. Secondo te scoppierebbe la guerra civile o la guerra civile è già in corso? Ma si dice, tutti dicono non possiamo ritirarci perché scoppierebbe la guerra civile. Questo vuol dire ignorare la realtà irachena, perché intanto loro sono quelli che dicono che c'è il processo democratico. Francamente non ho visto nessun processo democratico in Iraq, perché votare con il coprifuoco non mi sembra una grande garanzia di libertà di espressione, e soprattutto un processo che non può essere testimoniato dai giornalisti, perché i giornalisti non possono andare in Iraq, francamente mi sembra una negazione uno dei principi della democrazia, che è quello dell'informazione, e quindi come si può parlare di processo di democratizzazione? Comunque poi smentiscono se stessi perché dicono se noi ce ne andiamo c'è la guerra civile. Il problema è che in Iraq la guerra civile c'è già, una guerra civile strisciante che va avanti da più di 2 anni. Ci sono regolamenti di conti, ci sono sciiti che uccidono sunniti, sunniti che uccidono sciiti, sciiti che danno la caccia a quelli dell'ex partito Baath. Ora, è chiaro che ci vorrebbe un processo che stabilisca le responsabilità di chi ha fatto questo, chi ha fatto che cosa, chi ha fatto la repressione, che quindi venga giudicato da un tribunale normale così. Invece lì, non essendoci un tribunale normale che può giudicare i responsabili delle torture, allora ognuno si fa giustizia da sé. No? E quindi ci sono delle bande che vanno a uccidere
uccidere quelli che ritengono responsabili, ovviamente senza nessun processo, senza niente. Si calcolava, c'è stata anche la denuncia del giornalista che poi è stato ucciso a Bassora, e questo giornalista parlava del fatto che la polizia irachena, che al sud è formata dalle milizie islamiche dei due maggiori partiti religiosi, questi di giorno fanno la polizia e di notte fanno le milizie. Fanno le milizie e vanno a dare la caccia a tutti quelli che ritengono responsabili di qualcosa, comunque loro nemici. E i cristiani, per esempio, sono ormai a Bassora sono stati tutti cacciati, perché i negozi, perché per imporre la sharia vengono dati alle fiamme tutti i negozi di alcolici. Prima era possibile vendere alcolici in Iraq, in negozi che vendevano solo alcolici, e siccome chi aveva meno contraddizione nel vendere alcolici erano i cristiani, perché i cristiani possono bere apertamente, i musulmani bevevano anche loro, ma bevevano a casa di nascosto, soprattutto con l'aumentare, no, della tensione, così, allora questi gruppi religiosi hanno dato al fuoco questi negozi, e spesso con questi negozi con dentro i proprietari. Quindi c'è stata una caccia ai cristiani, per esempio, assolutamente sanguinosa, sanguinaria. Ma non vengono vissuti come delle spie occidentali cristiane? No, no, questi vivono lì, hanno sempre vissuto lì, vivevano benissimo. Saddam lasciava la libertà di culto, e qui non di proselitismo, ma di culto sì, quindi i cristiani non hanno mai avuto problemi in Iraq prima, e adesso scappano tutti, perché era un paese laico, voglio dire, nonostante fosse una dittatura, però era un paese laico, e quindi c'erano molte famiglie anche miste, c'erano sunniti che sposavano sciiti, che sposavano curdi, c'erano tantissime di famiglie miste, io ne conosco tantissime. Adesso un sunnita non sposerebbe mai una sciita, oppure un arabo non sposerebbe mai una curda. È diventata una situazione veramente di separazione, lacerazione, di divisione etnico-confessionale veramente drammatica. Quindi la spaccatura si è accentuata. Secondo te fa comodo a qualcosa questa spaccatura? Ma questo secondo me è un disegno che gli americani hanno portato avanti fin dalla prima guerra del Golfo, perché quando sono state stabilite le no-fly zone, che erano due zone dove non potevano volare gli aerei di Saddam, potevano volare gli aerei, sono due zone che erano state costituite non riconosciute dall'ONU neanche, proprio stabilite da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, poi a un certo punto la Francia si è ritirata e sono rimasti solo Gran Bretagna e Stati Uniti, hanno stabilito queste due zone, una a nord e una a sud, col pretesto di proteggere i curdi a nord e gli sciiti a sud. Questo nel 91, subito dopo la prima guerra del Golfo. E subito dopo la prima guerra del Golfo gli Stati Uniti avevano favorito la nascita di un'insurrezione sia tra i curdi che tra gli sciiti, e infatti era scoppiata una sorta di insurrezione, ma scoppiata l'insurrezione né americani né britannici hanno aiutato gli sciiti o i curdi, se ne sono ben guardati, e li hanno lasciati ancora una volta in pasto all'esercito di Saddam. Quindi queste zone non sono servite assolutamente per proteggere curdi e sciiti, sono servite per cominciare a prefigurare un Iraq diviso, quindi più controllabile. E se adesso pensate che l'unico, diciamo, aspetto di ricostruzione che c'è in Iraq, perché non si è ricostruito assolutamente niente, l'unica cosa che si è cercato di ricostruire sono le linee telefoniche. Però era più perché i centri di comunicazione sono stati quelli più bersagliati dai bombardamenti, no? Perché volevano tagliare fuori tutte le comunicazioni. Allora, siccome questi centri da ricostruire sono più costosi, ovviamente, le linee fisse, allora hanno deciso di introdurre, di fare delle telefonie, di fare la telefonia mobile, che non esisteva ai tempi di Saddam. Ma per farlo hanno dato in appalto questa costruzione della rete mobile a tre compagnie. Allora, il nord è andata a una compagnia iraco-turca, cioè curdo-turca, quella del sud è andata a una iraco-kuwaitiana, quella del centro a una iraco-egiziana. Quindi adesso c'è questa telefonia mobile che funziona più o meno,
Ma se voi avete io avevo quando stavo lì, un telefonino della Iracna, che è la compagnia che ha costruito la telefonia mobile nel centro Iraq. Con quel telefono io telefonavo a Roma, ma non potevo telefonare a Sulaimania o a Bassora, perché le linee sono completamente separate e non comunicabili tra di loro. E quando parlavo con dei miei amici e colleghi che sono stati molto seguito molto i Balcani, hanno detto che nella ex Jugoslavia è cominciato allo stesso modo. La prima divisione è passata attraverso le linee È la telefoniche, comunicazione, la portargli la comunicazione. E comunicazione. questo è un disegno che è perseguito innanzitutto dagli occupanti, dopodiché. Ovviamente, siccome prima il potere era in mano solo ai sunniti, fin dai tempi dell'indipendenza, sempre ai sunniti, quindi c'era l'ostilità e c'era la voglia di rivalsa degli sciiti, che sono la maggioranza della popolazione. Per esempio, i sunniti sono il 20%, gli sciiti sono il 60% e un altro 20% circa di curdi. Quindi c'era questa volontà, e in questo si è innescata appunto questa accentuazione della divisione. Della divisione che si è manifestata anche nelle elezioni, con liste confessionali. A proposito delle elezioni, visto che tu eri a Baghdad il 30 gennaio 2005, quando sono state le prime elezioni proclamate democratiche, che clima si respirava in quella giornata? Beh, io devo dire che quel giorno mi ha fatto tornare indietro. Mi sembrava di essere al giorno prima dell'entrata degli americani a Baghdad. Perché c'era il coprifuoco, quindi nessuno poteva muoversi in macchina così. Ci si poteva spostare a piedi solo nel proprio quartiere e solo a determinate ore. Quindi si viveva, e poi c'erano solo americani che volavano bassi, evidentemente per controllare la situazione, un po' di esercito in giro, ma sembrava veramente di essere alla vigilia di una catastrofe, non in una giornata in cui il popolo iracheno si poteva Quindi non esprimere c'era un clima liberamente. democratico. Assolutamente, oltre alla paura che c'era, perché poi i gruppi sunniti avevano detto che non bisognava andare a votare, quindi i sunniti non hanno votato, un po' per convinzione, perché effettivamente dopo la distruzione di Fallujah, eccetera, avevano buoni motivi per contestare queste elezioni, e un po' per paura, perché comunque c'era un'imposizione dei gruppi armati che minacciava chi andava a votare. E c'erano invece gli sciiti che andavano a votare, perché il leader religioso sciita aveva messo una fatwa, una sentenza coranica per indurre gli sciiti ad andare a votare. Ma anche questa, che democrazia è? Si fa con una sentenza religiosa a votare, e soprattutto a votare la lista che aveva fatto lui, con tutti i partiti religiosi sciiti, quindi una lista confessionale sciita. Ma poi anche la Costituzione, no? Questa nuova Costituzione che viene chiamata Costituzione democratica, non ha già di per sé escluso un 20% di popolazione rappresentata dai sunniti. Sì, è stata Quindi fatta senza i sunniti e quindi non garantendo niente ai sunniti, soprattutto ha stabilito un federalismo che si basa sulla spartizione del petrolio, e siccome il petrolio ce l'hanno i campi di Kirkuk e di Bassora è degli sciiti, e Kirkuk non è per ora dei curdi, ma i curdi la rivendicano come loro capitale. Allora lì c'è tutta un'altra questione che si apre sullo status di Kirkuk. Per ora la governano i curdi, ma in passato Saddam l'aveva arabizzata. Quando è caduto Saddam sono arrivati i curdi, che hanno fatto una pulizia etnica al contrario, hanno buttato fuori gli arabi. Però è molto contestata, anche perché tutta la zona intorno è abitata da arabi, quindi non è ancora stato deciso lo status di Kirkuk. Però siccome i curdi sperano di avere assegnata Kirkuk come parte del Kurdistan, a loro va bene avere questa spartizione, questo federalismo, che poi garantisce un dei diritti di autonomia ai curdi stratosferici, quindi veramente va ben oltre il federalismo, no? Perché, per esempio, dunque, siccome gli sciiti non erano così favorevoli al federalismo, ma sono stati convinti quando gli hanno detto che il federalismo voleva dire avere la proprietà del petrolio, e quindi su questo. E soprattutto in cambio i curdi agli sciiti hanno concesso la questione della Sharia, no? Che nella Costituzione si dice che la Sharia è la principale fonte di legge. I curdi sono molto più laici, no? E non hanno partiti religiosi Come gli importanti, sciiti. hanno un partito islamico, un movimento islamico, ma è piccolo rispetto agli altri due partiti grossi. E
E quindi su questo hanno concesso la questione della Sharia, anche perché nella Costituzione, ratifica tutte le leggi curde varate dal governo curdo, che ha già avuto una grande autonomia dal 91 il Kurdistan, quindi ha già tutta una propria legislazione. E una di queste leggi dice che il Kurdistan applicherà le leggi varate a Baghdad se non sono incompatibili con le sue leggi. Quindi se a Baghdad il governo centrale vara una legge, no, che impone la Sharia su non so, rapporti di famiglia, eccetera. Se in Kurdistan hanno una legislazione che è incompatibile con quella, non la applicano e basta. Quindi è veramente paradossale. Quindi l'esportazione della democrazia direi che è fallimentare come progetto, ma esportarla secondo te utilizzando dei crimini di guerra, perché l'utilizzo di armi di distruzione di massa da parte dell'esercito della coalizione, l'utilizzo del simil napalm, non lo chiamano napalm, ma comunque sempre del fosforo bianco, l'attacco a quelle che sono per esempio le linee elettriche, quindi una sorta di punizione collettiva attaccando i servizi, le torture all'interno dei carceri, vedi Abu Ghraib e quanti altri, non si saprà forse mai, no? Quanti carceri nascosti comunque sono comunque sottoposti a queste specie. A queste torture, voglio dire, ti sembra questo il metodo eventualmente nel caso la democrazia potesse essere esportabile, di esportare la democrazia o, no, o la democrazia non è una conquista di un popolo, di un individuo, di un gruppo, di un popolo, esattamente come la libertà? Ecco, cioè, mi sembra che Ma sia un errore di fondo. io non penso che la guerra possa risolvere in nessun caso un problema e possa portare un effetto, un beneficio a un A un popolo, a un popolo. paese che subisce una guerra. In nessun caso, almeno in questo contesto, nel mondo attuale, diciamo, no? Perché abbiamo visto che poi le principali vittime di queste guerre sono i civili. Non sono mai militari perché le armi usate in queste guerre colpiscono Colpiscono i soprattutto i civili e civili. quindi i civili sono le vittime. E quindi portano, non solo non portano la democrazia, anche perché se uno volesse veramente portare la democrazia aiuterebbe i democratici di quel paese. Invece gli occidentali hanno sempre aiutato Saddam e l'hanno reso potente e poi l'hanno fatto cadere in un modo che ha provocato un vuoto di potere, il caos totale, dove in Iraq si sono inseriti le cose peggiori, sono arrivati i terroristi che stavano in Afghanistan o in altri posti e che lì hanno trovato il terreno fertile per Ad sviluppare esempio, è la loro stata una attività. fugata sciogliere l'esercito, sciogliere il partito Baath, da parte dell'esercito di coalizione, di occupazione. Secondo te è stata una cosa No, questo hanno intelligente? ammesso anche loro che è stato un errore. È stato un errore micidiale perché l'esercito aveva il controllo del paese e in genere uno cerca di avere un minimo di rapporto con l'esercito, certo di porre delle condizioni, ma non di scioglierle, perché scioglierlo vuol dire mandare il paese nel caos totale. Non solo c'è stato il caos e poi tutte queste, perché era un esercito potente oltretutto e ben preparato. E quindi vuol dire mandare 400.000 uomini armati, perché loro si sono tenuti tutte le loro armi e hanno potuto approfittare anche di tutti i depositi di armi che sono stati lasciati incustoditi. Io vedevo al mercato nero a Baghdad si vendevano armi dappertutto subito dopo la caduta di Saddam. Quindi vuoto di potere, un esercito che poi è chiaro che è andato a formare le file dell'opposizione, non tutti, ma in parte della resistenza, eccetera, perché ben addestrati con le armi contrari a questa occupazione, perché tutto il popolo iracheno è contrario All'occupazione. all'occupazione. Dai sondaggi fatti persino dagli occidentali risulta che sono, non so, il 95-96%. All'inizio forse c'era qualcuno che pensava di poter trarre vantaggio da questa occupazione, ma poi si è visto subito che nessuno avrebbe tratto vantaggio e quindi questa. Senti, il processo di debattizzazione, che cosa consiste? Che poi è stato una delle, cioè, forse la causa, no, della morte di Steven Vincent, il giornalista a cui facevi riferimento tu, che è morto il 1 agosto, no, del 2005, se non sbaglio, perché aveva denunciato questo processo di debattizzazione, che mi sembra un'azione piuttosto pesante, no, da tollerare. Anche la debattizzazione come lo scioglimento dell'esercito è stata una catastrofe, perché in un paese a partito unico tutti sono iscritti al partito per poter lavorare, no? E quindi, per esempio, questo ha comportato la fuga dai luoghi di lavoro
dalle raffinerie, dall'estrazione del petrolio, così, delle persone, che dei tecnici che riuscivano a far funzionare anche quegli impianti che erano ormai obsoleti perché a causa dell'embargo non avevano potuto rimodernarli. Però loro erano in grado di farli funzionare, scappati loro. Nessun altro Rimanendo riesce a tutti, farle certo. funzionare e soprattutto ha tolto a quel paese una gran parte delle risorse. Ora, in quella situazione, molte delle industrie erano ormai in mano al Ministero della Difesa, anche quelle che producevano camion, macchine che riparavano. E ovviamente quelli che ci lavoravano erano iscritti al partito BAT. Beh, sono arrivati gli americani non solo. Hanno chiuso queste fabbriche, hanno portato via tutto quello che c'era in queste fabbriche, ma hanno licenziato tutti quelli che lavoravano, impedendo loro di continuare a lavorare. Io ho un amico di 32 anni che è ingegnere meccanico, che lavorava in una di queste fabbriche, a questi hanno detto diamo 100 dollari e ve ne state a casa. Ora, intanto uno con 100 dollari non vive con i prezzi che ci sono attualmente a Baghdad. Ma con 100 dollari una persona a 32 anni può pensare che non può più lavorare? Cioè, è veramente è una forma di criminalità perché tu non dai la possibilità a generazioni, perché non è neanche una. Quindi è completamente scardinato tutto il Ha sistema, scardinato insomma. tutto e quindi questo ha reso impossibile il funzionamento, rende ora impossibile. Adesso si rendono conto anche loro che hanno distrutto qualsiasi possibilità di reggere una realtà come quella, perché poi hanno dato in mano le redini del paese a chi veniva da fuori, ma che non aveva più nessuna conoscenza di quella realtà. Ed è stato il disastro totale. Senti, il tuo rapporto con Fallujah, che mi sembra piuttosto stretto e intenso anche dal punto di vista emotivo e soprattutto con i suoi abitanti. Sì, io ho avuto sempre questo rapporto, questa mia ossessione per Fallujah è nata perché a Fallujah ci sono state le prime forme di resistenza all'occupazione americana. E questo perché i capi tribali e religiosi della cittadina, è una città che sta a 50 km da Baghdad, che si attraversava sempre quando noi andavamo via terra da Baghdad ad Amman, quando arrivavamo a Fallujah eravamo quasi a Baghdad, e quindi questa cittadina molto in espansione, perché trovandosi appunto su una rete così trafficata, si era sviluppata molto nei trasporti, nei commerci, e anche nelle costruzioni, agricoltura, quindi era una città in espansione. Però una città molto, molto religiosa, molto conservatrice, molto chiusa, infatti la chiamano la città delle moschee, perché mentre diciamo, i religiosi sciiti si formano a Najaf e Kerbala, quelli sunniti si formano in genere a Fallujah. E quindi c'è tutte queste madrasà, scuole coraniche, così. E quindi essendo molto, e anche nei costumi molto conservatrici, lì le donne invece erano tutte velate perché c'era stata una fatwa, non c'era mai stato un negozio di alcolici, non c'era mai stato un cinema, non c'era mai stato un internet caffè, quindi molto molto chiuso. Quindi l'idea che arrivassero gli americani, che sconvolgessero questo sistema di vita, aveva preoccupato molto i leader tribali e religiosi, i quali prima dell'arrivo degli americani hanno chiesto un incontro col comando americano e hanno detto: se voi non entrate a Fallujah, noi non vi toccheremo, non vi combatteremo, basta che voi non entriate nella città. Invece poi gli americani dopo una settimana sono entrati, hanno occupato delle scuole e quindi è iniziata la protesta, perché oltretutto i bambini non potevano neanche andare a scuola perché stavano nelle scuole. Una protesta, gli americani hanno sparato, la prima volta hanno ucciso 14 persone, altre ferite, c'è stata un'altra protesta. E quindi lì è cominciata proprio la prima reazione all'occupazione, e siccome era anche un posto da dove venivano molti, diciamo, dei membri dell'esercito di Saddam, anche a livelli alti, generali, cioè, insomma, la cosa è diventata subito una cosa abbastanza importante.
E per questo io fin da subito andavo lì per capire, no, cos'era questa resistenza, chi ne faceva parte, come cresceva. Quindi, così, al di là della diffidenza che in qualche modo si respirava da parte dei fallugiani nei confronti degli occidentali. Ma prima, cioè, da quei tempi no. All'inizio no, all'inizio c'era ostilità nei confronti dell'esercito americano, e anche forse un po' degli americani, ma io andavo lì tramite un mio traduttore che conosceva una persona, siamo andati in questa famiglia e da lì il cerchio si è allargato e noi mi raccontavano le cose, erano molto disponibili nei miei confronti e quindi poi sono andata lì a volte quando... Il 4 febbraio, quando è successo quando ti hanno sequestrata, tu hai deciso di andare là un attimino, te l'aspettavi che poteva accadere questa cosa, oppure eri piuttosto sicura di te stessa? Dici, beh, vabbè, ho un buon rapporto con loro, tutto sommato mi stanno accogliendo, io voglio arrivare. No, dunque lì era già passato molto tempo dai primi tempi in cui io potevo andare a Fallujah. A un certo punto a Fallujah non si poteva andare più perché era stata isolata completamente dal resto dell'Iraq dopo i bombardamenti degli americani, quei bombardamenti pesanti di novembre del 2004, quindi era cambiata molto la situazione, non si poteva più andare lì. Io chiamavo i miei amici e mi dicevano non venire perché noi non siamo più in grado di garantirti nulla, perché la città è divisa, i gruppi si sono divisi tra di loro, c'erano dei gruppi fondamentalisti che controllavano alcune zone, altri ne controllavano altre, quindi hanno detto la situazione no, non puoi più venire. Quindi insomma la situazione era già molto cambiata e soprattutto dopo l'ultimo attacco a Fallujah che ha praticamente distrutto la città, i profughi erano molto arrabbiati. Infatti io avevo chiesto a un mio amico che andava a portare aiuti ai profughi, che lavora per una ONG italiana, di portarmi lui a trovare questi profughi e lui mi ha detto io non ti porterò mai, c'è un'ostilità veramente fortissima, non si fidano neanche più degli iracheni, figurati se vogliono vedere un occidentale. Però ho detto, ma lui magari forse è troppo protettivo nei miei confronti e quindi ho saputo che c'erano altri profughi vicino a una moschea, che se si parlava con l'imam e lui ti permetteva di parlare con i profughi lo potevi fare. A quel punto, naturalmente io ero sempre consapevole che uscendo dall'albergo, facendo qualsiasi cosa, io ero a rischio e potevo essere sequestrata. Però io mi rifiutavo di stare in Iraq per star chiusa in albergo e quindi pensavo che comunque il mio lavoro fosse quello di andare in giro, di fare queste cose. E poi purtroppo... Nel momento del sequestro penso che tu sia stata sottoposta a un attimo di disorientamento spazio-temporale, no? Che poi ti ha accompagnato per tutti i giorni del sequestro. E mi ha colpito, e poi dopo questo sarà un invito per loro a leggere il tuo libro, l'attaccamento o il significato simbolico che hai dato alla tua pashmina pakistana, che se non sbaglio hai perso, no? Sì. E questa tecnica per riuscire a non perderti, a riempire questo vuoto. Ecco, noi simbolicamente non è la stessa, quindi è solo un simbolo, però grazie. Insomma te la volevamo donare perché secondo me ha avuto un significato molto particolare. Non perché mi sequestri in un'altra volta, posso fare altri no. No, perché è qualcosa che comunque credo che abbia avuto molta importanza. Noi ti ringraziamo veramente tantissimo per questa tua dichiarazione, speriamo di poterti rincontrare ancora molto presto. Grazie molte. Allora, se qualcuno vuole fare delle domande, visto che abbiamo Giuliana a disposizione, credo che sia disponibile. Sì. Salve. Io sono rimasta colpita dalla tua dichiarazione che adesso non c'è assolutamente nessun modo di informarci sulla situazione reale. Ci potrebbe essere qualche rimedio? Cosa pensi tu per poter rimediare a una cosa di questo genere? Perché è abbastanza drammatico quello che tu hai detto, che cioè, a noi non arrivano delle notizie reali. Sì, questo è terribile, che in questo mondo super mediatizzato non si riesca ad avere informazione da un luogo così importante in questo momento. E il problema è che adesso in Iraq si può andare solo a tre condizioni. La prima possibilità è andare embedded con le truppe,
o americane, italiane o di un altro tipo. Però io questo ritengo che possa essere un'esperienza una volta, mandare a vedere tutto con l'ottica militare, seguendo le loro regole di ingaggio, perché non è che tu puoi andare lì a fare quello che vuoi, non è come una volta quando si seguiva durante la guerra mondiale, così c'erano i giornalisti che andavano al seguito, certo anche allora saranno stati un po' condizionati, ma adesso no, ti controllano tutto quello che fai, quello che mandi. Il giornalista che era riuscito a far uscire l'immagine del Marine che uccide il combattente disarmato steso per terra nella moschea di Fallujah, lui è riuscito a farla uscire nonostante appunto i controlli dell'esercito americano, l'ha fatto uscire, l'immagine ha girato tutto il mondo, ma lui è stato subito, diciamo, espulso dal corpo degli embedded ed è stato licenziato dalla sua televisione. Quindi voglio dire, e comunque vedere tutto con l'ottica militare non mi sembra un modo di raccontare la realtà irachena. La seconda possibilità è andare lì, stare chiusi in albergo. Stare chiusi in albergo e mandare in giro gli iracheni, ma questo vuol dire mettere a rischio gli iracheni, perché anche loro rischiano oggi, soprattutto se sanno che lavorano con occidentali o comunque se fanno i giornalisti, vengono uccisi anche loro come noi, senza differenza, dagli americani o dagli iracheni, quindi non mi sembra un buon metodo. Poi se vado in un posto devo verificare le informazioni che mi danno gli iracheni. Io mi ricordo quando parlavo con gli iracheni, mi raccontavano delle cose, però io andavo sempre a verificare, perché a volte mi raccontavano delle cose che loro sapevano che io volevo sentirmi dire, a volte mi raccontavano delle cose che loro volevano che io scrivessi, e quindi anche quello non può essere un metodo valido per fare informazione indipendente, seria, voglio dire. L'altra possibilità è di andare in giro con delle scorte armate, ma se vai con delle scorte armate, intanto la gente non ti dice quello che ti direbbe se tu fossi da solo e non scortato. Secondo, non è una gran garanzia di sicurezza, perché spesso sono state le scorte armate a vendere i giornalisti oppure gli stranieri ai rapitori, o perché erano ricattati o perché volevano fare i soldi, e quindi anche questo non è un buon sistema. Oltretutto anche il fatto di andare embedded, cosa che fanno normalmente gli americani che stanno in Iraq, adesso non la trovano più una cosa tanto sicura. Avete visto probabilmente il giornalista dell'ABC che è stato ferito una settimana fa circa, Baiji, e sta in condizioni molto, molto brutte, molto gravi. Quindi anche loro stanno decidendo che forse non è più il caso di andare embedded. Quindi loro si ridurranno ad andare alla green zone. Mandare alla green zone dagli americani può essere un modo di fare informazione? No, e quindi questa è la grande frustrazione, che non si può fare informazione in Iraq. D'altra parte, una guerra che è nata sulla menzogna non accetta l'informazione indipendente, perché altrimenti fa crollare tutte le ipotesi di quella guerra, no? La destruttura tutto quello che è stato la motivazione di quella guerra. E quindi non si vuole informazione, perché appunto si diceva che l'Iraq aveva armi di distruzione di massa quando tutti sapevano benissimo che non le aveva più, e poi sono stati gli americani a portare il napalm e le armi chimiche come il fosforo, e le ha usate contro i civili. Quindi se si raccontano anche semplicemente queste cose, va contro la guerra, la gente si rende conto che è stata presa in giro, che non è possibile, che non bisogna stare lì a essere complici dell'uso del fosforo contro la popolazione civile in Iraq, e quindi per questo non è possibile. Ora, che cosa si può fare? Questo è il vero problema, cosa si può fare? Io francamente non ho nessuna idea, tranne quella che a questo punto la soluzione del problema informazione si lega alla soluzione del problema in generale, quindi se non si ritirano le truppe, non si inverte questo e non si interrompe questo ciclo vizioso, non si può neanche andare a fare informazione. Io vorrei fare una domanda. Visto che lei è stata tante volte in Iraq o prima della guerra, vorrei sapere come il mondo musulmano o il mondo arabo
la società civile anche irachena e le organizzazioni politiche irachene, come hanno vissuto l'anteprima della guerra mediatica. Se lei ci può dare qualcosa, perché è una cosa che, come lo vediamo in Europa, come l'abbiamo vissuto l'anteprima della guerra nelle media, era una cosa non chiara o chiarissima su alcuni. Ma come le medie, come si dice, irachene hanno vissuto l'anteprima della guerra, diciamo? Beh, prima della guerra c'era un regime di Saddam che non dava molte possibilità, non esistevano partiti, esisteva solo il partito Baath, non esistevano associazioni indipendenti, esisteva solo tutte le associazioni, tutte le varie branche dal sindacato, tutto era legato al partito Baath, esisteva solo quello, esisteva solo il partito unico e la televisione era controllata ovviamente dal partito unico. Quindi non è che ci fosse libertà di stampa, libertà di informazione. E quindi posso dire come la gente ha vissuto quella situazione, perché non aveva anche paura a esprimersi la gente, no? Perché in una situazione così è vero che si vedeva ormai precipitare la situazione, però erano persone che erano veramente già molto debilitate, perché erano persone che avevano vissuto la guerra dall'80 all'88 contro l'Iran, avevano vissuto la prima guerra del Golfo, avevano vissuto 13 anni di embargo, terribili per loro, perché terribili perché li aveva isolati completamente dal mondo. Non potevano neanche importare libri sotto embargo, non potevano importare nulla, finché sono riusciti ad avere internet e allora a stampare un po' di libri, di ricerche, no? che potevano avere tramite internet, altrimenti era veramente una popolazione isolata, debilitata, sfiduciata. E quindi di fronte alla possibilità di una nuova guerra, avevano visto tutte le manifestazioni fatte contro la guerra in Occidente, dappertutto, perché naturalmente quelle erano state mostrate alla televisione irachena, anche perché questo serviva pure a Saddam, no? Far vedere che c'erano queste manifestazioni. E la gente viveva la vigilia della guerra, no? Tra la speranza, cioè beh, se ci sono tutte queste manifestazioni magari si riesce questa volta a evitare la guerra. E poi le reazioni invece che c'erano da parte di Bush, eccetera, che dimostravano che quello non serviva più a niente, ormai la guerra era in corso, cioè stava preparando e quindi nulla l'avrebbe fermato. E quindi alla fine mi ricordo che la gente mi diceva: speriamo che cominci subito, così poi finirà. Era talmente disperata quella gente così. E poi invece i bambini, per esempio, esprimevano molto più chiaramente le loro paure, no? Che avevano paura della guerra. Mi ricordo c'era la figlia di un mio amico che diceva: ma io quando comincia la guerra, se io mi nascondo sotto il tappeto, non mi arrivano le bombe, mi diceva. Era veramente duro vivere lì, vedere che questa gente ancora una volta sarebbe finita sotto le bombe, non poter fare niente. Loro allora erano ancora molto gentili nei nostri confronti e questo faceva un male terribile. Ti manca molto? Okay. Sì, mi manca molto, sì. Ho molti amici e vi racconto un breve episodio. Sono stata a Perugia, prima della Perugia Assisi, quando c'erano queste assemblee prima della Perugia Assisi. E io sono intervenuta brevemente sulla mia esperienza, insomma, fare un breve intervento. Dopo di me è intervenuta una ragazza irachena, la quale aveva fatto il suo intervento sull'Iraq, e poi mi ha detto: però io vorrei dirti che spero che per il male che ti hanno fatto pochi iracheni tu non dimentichi l'Iraq, perché il popolo iracheno ti vuole bene e quindi io spero sempre che tu torni in Iraq. E mi ha detto: io quando anni fa ho dovuto lasciare l'Iraq ai tempi di Saddam, perché la repressione era tale per cui non potevo più vivere lì, e quando sono andata via mio papà
mi ha detto: capisco che tu debba andartene via, però spero che tu non ti dimentichi che l'Iraq è il tuo paese. E dice: prima che io partissi mi ha regalato una catena d'oro che lei aveva al collo, una catena d'oro con una cartina, una mappa dell'Iraq. E mi dice: me l'ha regalata perché io non mi dimenticassi dell'Iraq. E mi ha detto: io adesso sono tornata a Baghdad e ti regalo questa catenina perché tu non ti dimentichi dell'Iraq. Ed era una cosa preziosa per lei, perché era una cosa di suo padre, era una cosa bellissima così. E io veramente, a parte la commozione per un gesto del genere, io non la conoscevo, avevamo altri amici in comune, ma io lei non l'avevo mai incontrata. E quindi, no, ho capito tutta la generosità di questo popolo, l'ospitalità, eccetera, che viene assolutamente adesso annichilita da questa situazione. Penso che sia una cosa veramente criminale il fatto di distruggere tutti i sentimenti, tutte le possibilità di questo popolo di esprimersi in tutti i modi. E quindi io spero veramente un giorno di tornare a Baghdad, ma penso che ci vorrà molto tempo prima di poterlo fare. Signora? In base ai collegamenti che intrecciano il rapporto del clero sciita con quello iraniano e quello delle Hezbollah in Libano, sappiamo benissimo che la gran parte degli sciiti si trova in quei posti, cioè 2 milioni in Libano, quasi 11 in Iraq e quasi 80 milioni di persone in Iran. E sappiamo benissimo che i rapporti tra questo clero sciita in generale e l'amministrazione americana non è uno dei migliori. Per convivenza e per convenienza adesso in Iraq sta funzionando questo rapporto di convivenza. Ma quando terminerà, soprattutto l'amministrazione americana, che cosa succederà veramente all'Iraq? Quando si ritrae il clero sciita da questa convivenza con l'amministrazione americana, e anche come l'amministrazione americana pensa di affrontare questa questione, che tutti congelano, ma sappiamo benissimo che è questione di tempo. Grazie. Beh, questa è una domanda che mi pongo in qualche modo anche nel mio libro, no? Come mai gli americani, che sono entrati in rotta di collisione con gli iraniani, con l'Iran, con il regime di Teheran, hanno permesso che tutto il sud dell'Iraq finisse nelle mani degli iraniani? Gli iraniani sono presenti a tutti i livelli, i partiti al potere sono fili iraniani. I Pasdaran sono presenti dappertutto in Iraq, i servizi segreti iraniani occupano un piano del Ministero degli Interni a Baghdad, hanno firmato, il governo iracheno ha firmato col governo iraniano, i ministri della difesa hanno firmato un accordo militare in base al quale gli iraniani dovrebbero anche addestrare le truppe irachene. Ora io mi chiedo se questo è stato un ennesimo errore degli americani oppure se dietro c'è un calcolo così sofisticato che io non riesco a vedere. Ora può essere che gli americani volessero creare, no, una fascia sciita per contrastare, no, l'Arabia Saudita e tutto l'altro, insomma dividere anche in questo modo, fare una fascia sciita che controllasse tutto il mondo sunnita dall'altra parte con Arabia Saudita in testa, però mi sembra molto sofisticato e soprattutto molto pericoloso, perché se sarà difficile per gli americani e nel momento, calcolate che gli iracheni che sono andati a votare, hanno andati a votare per le liste che insomma anche appoggiavano in qualche modo questo processo di transizione, perché chi è andato a votare nel gennaio del 2005 di fatto sosteneva questo piano, no, degli americani di transizione, perché dava un valore a quelle elezioni, no, anche sotto occupazione. Però in tutte le liste, quasi tutte le liste
che erano in lizza per le elezioni, tutte dicevano la fine dell'occupazione. Quindi la gente alla fine si aspetta che questi politici chiederanno la fine dell'occupazione. Ora, loro non mi sembrano così intenzionati a farlo e soprattutto non mi sembrano intenzionati a farlo presto, però prima o poi questa contraddizione emergerà. E quindi a quel punto bisogna vedere effettivamente cosa succederà, perché sarà veramente un problema, no? Perché finora l'unico che si è espresso contro gli americani è stato Muqtada al-Sadr, che è il più radicale, ma poi anche lui si è riallineato, ha preso i suoi posti in Parlamento, ha piazzato i suoi uomini un po' dappertutto. Però questa linea entrista non è nuova, no, dell'Islam politico. In molti posti abbiamo visto, no, che si approfitta delle elezioni, si approfitta degli spazi che si offrono per prendere posizione, per prendere il controllo e poi dopo si fanno i conti. Perché tutto il sud è in mano ai partiti religiosi, alle milizie religiose, e le milizie religiose non rispondono a Baghdad, rispondono ai leader sciiti. Cioè nelle sedi delle polizia non c'è il ritratto di Talabani, che è il presidente, che è un curdo. C'è il ritratto o di Muqtada al-Sadr o di Ayatollah al-Sistani o di Khomeini o di qualcuno del genere. E quindi questo è un grosso problema, anche perché loro sono il 60% della popolazione. Qui però non ho, francamente non ho una risposta. È una domanda che mi pongo anch'io. Ti ringraziamo ancora tantissimo. Anche se il tempo è volato, perché avevamo ancora tantissime domande da fare. Comunque ci sarà un'altra occasione, speriamo. Volta,